Ancora un pareggio per il Pisticci di mister Lavecchia, che ha smarrito la via della vittoria. Al Palaolimpia contro il quotato Futsal Potenza, dopo un primo tempo dominato e conclusosi per 3-0 in favore dei padroni di casa, gli stessi sciupano nella ripresa quanto di buono costruito, riuscendo ad acciuffare un prezioso pareggio sul finire di partita che aumenta il rammarico per una vittoria che dopo 4 giornate tarda ad arrivare. Al quarto del primo tempo è Faliero ad impensierire l'estremo potentino sul calcio di punizione. All'ottavo Luca Barbalinardo porta in vantaggio il Pisticci, che macina gioco come in occasione del palo colpito dalla Viola al 14°. L'attento portiere gialloblè, la Viola, dal canto suo non si fa sorprendere in alcune occasioni create dai rossoblù. Nei 3 minuti finali, ed esattamente al 27° e al 30°, Francesco La Viola realizza 2 gol che sembrerebbero aprire le porte della vittoria. Così non è, in quanto nei primi 12 minuti del secondo tempo il Futsal Potenza ribalta la situazione. Dopo che gli arbitri attenti al terreno di gioco decidono di far giocare la partita nonostante le remore del Potenza, dubbioso sulle condizioni dello stesso, reso viscido dalla nebbia, è subito il gol di Lioi a spianare la via della rimonta potentina. Al 9° è Prete ad accorciare ulteriormente lo svantaggio, che viene annullato dagli ospiti poco dopo, grazie al 2° gol personale di Lioi. Su un campo sempre più viscido, il Pisticci, probabilmente ancora negli spogliatoi, va in bambola e subisce il gol del vantaggio potentino, che si porta sul 4-3 grazie al gol realizzato da Milioni. Mister Lavecchia cerca di ricomporre la squadra, che arriva alla conclusione, però senza troppa fortuna. Al 23° fallo in area subito dalla Viola, per l'arbitro è rigore, sul dischetto si porta lo stesso la Viola che realizza il gol del 4-4 finale. Allo scadere doppia chance per Albano, ma il numero 10 gialloblè non riesce nell'intento, prima per via del portiere e poi per un colpo di testa non preciso che si spegne di poco sul fondo. Dopo 2 minuti di recupero il triplice fischio finale sancisce un pareggio giusto, ma che probabilmente non soddisfa nessuna delle 2 compagini. Amici di Pisticci.com, siamo nel dopogara della partita Pisticci-Potenza con l'allenatore del Futsal Potenza, mister Gerardi. Mister, una partita dai 2 volti, un Potenza dominato nel primo tempo ma dominatore nel secondo. Come mai questo cambio di ritmo tra il primo e il secondo tempo? Beh, diciamo che la partita è stata caratterizzata molto dalla situazione del campo, quindi quando c'è stata la prima frazione dove il campo era un po' più scivoloso, le squadre che giocavano dall'altra parte sono state avvantaggiate, quindi è stata realizzata questa, una partita molto maschia nella quale diciamo ne usciamo un po' contenti, un po' no, va, mettiamola così, ecco. E a questo punto il cammino del Potenza dopo 3 vittorie consecutive si ferma parzialmente. Gli obiettivi del Futsal quest'anno quali sono? Gli obiettivi del Futsal sicuramente sono quelli di cercare di ripetere la stagione precedente, ma soprattutto di riuscire a fare bene partita dopo partita. La cosa più importante secondo me è quella di riuscire gara dopo gara ad esprimere il meglio per poi vedere, diciamo, almeno a fine girone andato un po' come siamo messi in classifica. Il potenziale c'è, la squadra abbastanza forte, vedremo poi da qui a 2 mesi, ecco. Un Pisticci nel primo tempo dominatore, nel secondo tempo a tratti dominato. Come mai questo cambio, questa inversione di ritmo? Sì, abbiamo fatto un buon primo tempo e abbiamo lasciato troppo il pallino all'avversario nel secondo tempo. Comunque la prestazione è stata buona nonostante il risultato, pari 4 alla fine mi sembra il risultato giusto, anche se poi noi abbiamo avuto qualche occasione in più verso la fine. Questo cambio di risultato inizio del secondo tempo insomma ci ha sballato un po', però alla fine abbiamo rimesso a posto la partita, potevamo anche perdere però la partita si poteva vincere tranquillamente. Il campo insomma dovuto un po' all'umidità esterna non ha consentito il gioco lineare a tutte e 2 le squadre che sono tecnicamente valide, anzi il Futsal Potenza è venuto qua a punteggio pieno, quindi dobbiamo prenderci questo punto anche se volevamo i 3 punti, però si gioca a 60 minuti, purtroppo abbiamo lasciato quasi 20 minuti all'avversario. Un punto guadagnato o 2 persi?
giocando in casa dico 2 punti persi, però visto il calibro dell'avversario alla fine ci prendiamo il punto. Aspetteremo ancora per la vittoria.